Quando Gesù entrò nella città di Cafarnao, gli si avvicinò un ufficiale dell'esercito romano e si mise a chiedergli aiuto. «Signore, il mio servitore è a casa paralizzato e soffre terribilmente». Gesù gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma l'ufficiale rispose: «No, signore, io non sono degno che tu entri in casa mia. Basta che tu dica soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io ho i miei superiori e ho dei soldati ai miei ordini. Se dico a uno va, egli va. Se dico a un altro vieni, quello viene. Se dico al mio servitore fa questo, egli lo fa». Quando Gesù lo sentì, rimase ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «Vi assicuro che non ho trovato nessuno tra quelli che appartengono al popolo di Israele con una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da fuori, da Oriente e da Occidente, e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Dio. Invece i cittadini del regno saranno gettati fuori, nelle tenebre. Là piangeranno come disperati». Poi disse all'ufficiale: «Torna a casa tua. Hai creduto, e così sarà». E in quello stesso momento il servo fu guarito.